presentiamo un nuovo tablet creato apposta per Windows 8 nel nuovo formato con processore Intel Atom 2006, 2 GB di memoria e 64 GB di SSD. Un display naturalmente da 9,7 pollici con una risoluzione di 1024x768 adatta appunto a far funzionare questo sistema operativo. Un sistema operativo che naturalmente è creato per il touch e quindi naturalmente è dedicato a questo tipo di strumenti. Un prodotto con il 3G integrato, quindi mi permette di collegarmi ad internet, navigare, scaricare la posta elettronica, è dotato di wireless LAN e di Bluetooth e naturalmente di tutte le funzionalità che il Windows 8 dà al sistema. Ho la possibilità quindi di scorrere lateralmente di le varie pagine che ho aperto, accedere a tutte le funzionalità e ritornare naturalmente alla schermata. Lo Yashi WiPad vuoto ha una scocca interamente in alluminio e magnesio, è dotato di una serie di porte che lo rendono molto universale, è dotato di due porte USB standard a cui posso collegare qualsiasi periferica, uno scanner, una stampante, ha comunque una pennetta 3G, ha un'uscita mini HDMI, un'uscita jack per cuffie e microfono, un ingresso di alimentazione e dall'altra parte è dotato di un vano che accede a un lettore di SIM e quindi un modem 3G e a un lettore di micro SD per poterlo espandere. Il prodotto sul mercato ha un costo di 559 euro IVA inclusa con il sistema operativo Windows 8 Professional e sarà disponibile dalla metà di novembre.